Ecco, Charlie, adesso sei ben coperto. Ah, signor Hope, sì? Con questa temperatura faccia attenzione che Charlie sia sempre ben coperto. Sì, certo. Senta, rivediamo insieme la lista della spesa. Oggi o al massimo domani bisogna fare provviste. Sì, lo so, ma adesso non ho tempo. Devo correre in studio, ho un appuntamento. La rivedremo questa sera, eh? Charlie, sei veramente un tesoro. Attento. Oddio. Ecco fatto. E io però stasera ho un impegno urgente, non posso restare. Domattina? Sì, ok. Il dottor Henning è tornato? No, non credo, la macchina non la vedo. Ah, lo so, sta aiutando una cagna a partorire. Sì, c'è già stato, è un parto un po' complicato, ha solo contrazioni a vuoto. Anch'io, quando è nato mio figlio Manfred, le ho avute per quasi 3 giorni, si figuri. Charlie, tu hai capito tutto. Sorpresa. Biglietti per il nuovo musical. Un musical? Beh, non dobbiamo mica vedere solo opere. L'opera mi piace molto. E quando? Domani sera. Domani? Sì. Domani non ho voglia di andare ad Amburgo. Tesoro, ma i biglietti li ho già pagati, bisogna andarci. Ma domani potrei avere un impegno, dovresti chiedermelo prima se mi sta bene. Non ti sta mai bene niente. Io, senti, a tua sorella farebbe piacere, hm? Chiedilo a lei. Non voglio andarci con mia sorella, voglio andarci con te. Bisogna fare sempre quello che vuoi tu. Avevo in mente di fare una cosa utile. Alex, per il cattivo tempo, è da giorni che è rinchiuso nella stalla. Alex, Alex, tua moglie è meno importante di un cavallo, ma ti rendi conto? La verità è che tu lo odi, Alex. Io odio la città, invece, mi piace il contatto con la natura. Facciamo così. Tu oggi vai a cavallo. D'accordo. Ma domani andiamo ad Amburgo. Ti prego, non insistere. Ti ho detto che domani non vengo ad Amburgo. Sei un maledetto egoista. Dora, per favore, non ho nessuna voglia di litigare di nuovo con te. Chi sta litigando? Dimmelo. Non sono stata io a cominciare. Hai cominciato tu. Sei il solito egoista. Hai finito? E va bene. Io vado ad Amburgo. Ci vado adesso. Tu va dove ti pare. Allora? Tutto a posto, ma il parto l'ha indebolita molto. Povera Bella, ha sofferto davvero tanto. Già, però ne è valsa la pena, ha fatto questi gioielli. Ehi, che cosa vuoi fare, eh? Sì, sei proprio una meraviglia, eh sì. Sei cuccioli. Dottor Henning, come posso ringraziarla? Ha dovuto passare tutta la notte in bianco. Signora Kunze, sono i momenti più belli della mia professione, sono un piacere. Prendo anch'io un po' di caffè. Oh, ma che cosa cerca? Da quando hanno riparato il tetto si arrampica dappertutto. Charlie, qui non siamo allo zoo. Ti senti chiuso in gabbia? Casomai lo siamo noi, eh. Vattene, non ti diamo niente. Sia buona, gli dia una carota, tenga. Ma Charlie è veramente uno spasso. Sì, sì. Sì, sto partendo. Tra un po' sarò da te. Ah sì, ci organizziamo una bella serata ad Amburgo. Vedrai. Ceneremo in un ristorante sulla riva dell'Elba. Sì, lascia fare a me, Uska. Domattina faremo un po' di shopping e la sera teatro. Eh sì, in terza fila.
Alla grande. Ci vediamo fra un po'. Cerchi qualcosa? Sì. La toilette. All'ambulatorio. Ah, certo. Sì, bene. Grazie. Otello, quando viene uno sconosciuto dovresti abbaiare. Ha mangiato la tua merenda. Ecco, ti sta bene. Ciao, una scimmia. Ma cosa vuoi? Ah, la banana. Tieni, vuoi questa? Dai, prendi. Com'è buona. Tieni, questa è per te. Prego, signora Bertuk. Ah, finalmente. Aspetto da un'ora. Stavo per andarmene. Su, venga. Ci vorrà un po' di più. Sono sola, mi dispiace. Il dottor Henning è impegnato con una cucciolata. Ah, capisco. Stiamo perdendo un sacco di tempo per il tuo stupido cane. Spike non è uno stupido cane. Ok. Scusa, sta scherzando. Sei bellissimo. Vai a mangiare un'altra banana. No, altrimenti la scimmia si incavola. Calmo, Spike. Vado fuori a fumare. Ok. Torno subito. Sì. Ma cos'è esattamente una ranula, Charlotte? Si tratta di un gonfiore sotto la lingua, come una specie di cisti. Deve dare al gatto quel medicinale per una settimana, 3 volte al giorno. Mm-hmm. E poi torno qui da voi? Certo, così controllerò se è tutto a posto. Ah, sì. E quando si può fare l'intervento per la castrazione? Quando sarà completamente guarito. Tenga. Allora buona convalescenza. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Maledizione. Menti lo prendevo. Buono. Vieni qui. Dai, togliamoci dalla strada, su. Da bravo. Accidenti.
Così, ecco. Sì, bravo. Bravo. Oh. Fa male, eh? Dov'è il tuo padrone, eh? C'è nessuno? C'è nessuno? Sono il dottor Henning, ho bisogno di un mezzo per trasportare un cavallo nella vostra clinica. Purtroppo è ferito. Sono sulla Kennings Alley in direzione Utterbank, a pochi metri dalla sigheria. Ok, grazie. Ha bisogno d'aiuto? Sì, grazie. Mi toglie la macchina dalla strada. Poi, per favore, venga qui. Sì. Insomma, un figlio illegittimo. Già, e adesso pretende dei soldi. Certo, ha diritto agli alimenti per sé e per il bambino. Sì, ma vede... Sì? Ciao, mamma, ti disturbo. Scusi un attimo. Tesoro mio, hai ancora mal di pancia? Oh, sì. Ma in basso a destra senti dolore? Ma perché me lo chiedi sempre? Tesoro, se ti fa male in quel punto potrebbe anche essere l'appendice. No, non credo, perché il dolore mi passa certe volte. Allora potevi andare a scuola, no? Oh, se penso alla scuola mi sento subito peggio. Ah, va bene, fai una cosa. Prendi la borsa dell'acqua calda, mettila sulla pancia e resta a letto. Io tra un po' vengo. A stare a letto mi stufo. Ti stufi a stare a letto? Io invece, tesoro, non so che darei per poterci restare la mattina. Ok, a più tardi, eh? Ciao. Ciao. Molto divertente. Salve, dottor Henning. Buongiorno, dottor Jung. Ma dove l'ha trovato? In mezzo alla strada. Ho fatto appena in tempo a frenare. Stavo per investirlo. È stato fortunato. Beh, tutte e due. Poteva andare peggio, naturalmente. Grazie ancora per il pronto intervento. È ancora un po' sotto shock? Già. Ha delle fratture? Sembra di no. Ha una brutta lacerazione. Non posso sapere se ha delle ferite interne. Dopo la lastra portalo in sala operatoria e controlla tutto. Ok, ci penso io. Si è trovato chi lo montava? No, purtroppo. Io del resto non potevo cercarlo. Ho informato la polizia, ci pensano loro a trovare il proprietario. Spero che non dovremo sostenere noi le spese. Immagino che possa pagarle, il cavallo è di razza. Collega, lei sa bene quanto costa un'operazione. Io non opero se non mi viene assicurato il pagamento. Dottor Yu. Senta, io non voglio grane. Dopo lo sa, sorgono dei problemi. Le dispiace se l'assisto io? A tempo? Come no, prego. Charlotte? Sì, sto arrivando. Sì, abbiamo finito proprio ora. Sì. Certo che sono stanco, vorrei vedere. Sono stato tutta la notte in piedi. Rick, rispondi, dai. Sì, pronto, sono il dottor Henning. Nel vostro maneggio manca un cavallo. Meglio così, grazie. Ecco, ti ho fatto un caffè, ne hai bisogno? Mi ci vuole, grazie.
Strano, però. A nessuno di questi manca un cavallo. Mm? Il proprietario non si fa vivo. Mi sembra molto strano, non capisco. No, è logico. Perché? Perché sarà lo stesso proprietario che è caduto da cavallo. È giusto. Forse è ferito ed è ancora nel bosco. Va a cercarlo, allora. E dove? Naturalmente là, dove era il cavallo. Sai, Charlotte, credo che tu sia un genio. Te ne accorgi solo adesso? Buona giornata. Buona fortuna. Grazie. Ah, Laura, sei qui. Sai che sei diventata grande? Posso ancora darti del tuo? Non è obbligatorio. Ha qualcosa di serio? No, no, le unghie lunghe. Si accomodi, prego. Max! Max! Ciao! Max! Ogni tanto riesco a vederti. Senti, ti informo che sabato prossimo siamo invitati a un party. Dal tuo praticante? Sì, Kai Winters vuole farci vedere il suo nuovo attico. Stai andando via? Sì, devo vedere una cosa. Voglio perlustrare il bosco dove ho trovato il cavallo. Ma torna presto, sei sveglio da 24 ore. È un ordine. Certo, mio capitano, agli ordini. Bene, a dopo. E tu, Charlie? Non mi dai un bacetto? Ehi! Ehi! Aiuto! Aiuto! Sono qua! Aiuto! 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 Salve. Che c'è? Si deve essere fuso il motore. Ah, l'ha piantata in asso. È già la terza volta che lo faccio riparare. Avrà un po' danni sulle spalle. Ah già, è del 68. Si è stancato dopo tanti anni di servizio. Certo. Come mai da queste parti? Sa, stamattina presto ho quasi investito un cavallo. Ah. Era in mezzo alla strada ed era sellato. Strano, no? Sarà scappato a qualcuno della zona, credo. Sa per caso se c'è un maneggio da queste parti? No, non mi pare. Non credo. Ah. I percorsi dei cavalli si trovano per lo più dall'altra parte. Uh-huh. Anche se, dopo i recenti temporali, la maggior parte di quei sentieri è ridotta a una palude. Sì, me ne sono accorto. Beh, le do un passaggio, Grazie, ma non vorrei disturbarla. Si figuri, altrimenti non gliel'avrei detto. Solo per un tratto. Da quella parte? Sì. Su, avanti, salga. Max Henning, veterinario. Hans Luder, fattore. Siamo rimasti in pochi a Berlino. Tutto questo tempo. Stavo telefonando, sono preoccupata per Rick, non è ancora rientrato. Non cambi mai, sempre uguale. Prima scappi via e poi pretendi che sia a tua completa disposizione. E beh, anche lui avrà il suo passatempo. Sei una bella rompiscatole, ammettilo.
Ma sei stupido, eh? No! Mamma! Se ti prendo... Aiuto! Lasciala stare, Gregor! Basta adesso! Ma che fai, Charlie? Scendi da lì! E voi due seduti! Grazie. Di nulla. Abita qui? No, è un po' troppo isolato. Ho una grossa azienda. Venga a vederla una volta. Un'azienda agricola? Sì. Bene, se qualche volta ha bisogno di qualcosa. Ha un biglietto da visita? Sì, certo. Tenga. Grazie. Questa casetta è in vendita? Sì, sono stanco di affittarla. È bello qui. Comunque non sarà tanto facile trovare un acquirente. Beh, ormai ho deciso. Ho anche messo un annuncio sul giornale e su internet. Così vicino all'acqua sarebbe il mio sogno. Sì, è un bel posto, non c'è dubbio. Eh sì. Signor Loader, mi fa dare un'occhiata qui intorno? Certo. Fame da morire. Anch'io. Non possiamo aspettare che torni. Io non ho fame. Non mi sento bene. Comunque dovresti mangiare qualcosa. Vuoi delle fette biscottate? No. Ecco, Max. Ah, finalmente. Mi stavate aspettando? No, abbiamo troppa fame. Vengo subito, devo lavarmi le mani. Max? Sì? Allora? Sei riuscito a trovare il proprietario del cavallo? Purtroppo no. Ah, grazie. Sono stato in un altro maneggio vicino alla statale. Ho chiesto anche lì, ma niente. Forse non si troverà mai. È possibile. Certo che è molto strano. Finirà come gli oggetti smarriti, che se non si trova il padrone il cavallo è tuo. Magari, ma non credo proprio. Tieni, Charlie, il gelato. Io vado a letto. Connie, almeno un toast. No, non mi va, mamma. Io ho finito. Porto un po' a spassotello, eh? Pensavo che mangiassimo tutti insieme. Vi fa compagnia, Charlie. Vieni, Otello. I ragazzi di oggi. Con i miei genitori non ti potevi alzare finché non avevano finito tutti. Maren, oggi ho visto la casa dei miei sogni. Mm? In un posto molto bello. Una casa? Sì, tesoro, una casetta sulla riva di un lago in un terreno pieno di fiori. Uno spettacolo. Quale lago? Maren. Sarebbe il mio sogno. Max, ma non sei ancora stanco? Spegni la luce, dormiamo. Certo. Stavo pensando che se riuscissimo a comprare quella casetta sarebbe fantastico. Max!
Abbiamo appena comprato questo. Sì, ma quella lì è sulla riva del lago. Potremmo uscire in barca a vela. Tu sei pazzo. D'estate, durante i weekend, i ragazzi sarebbero a contatto con la natura. Farebbe molto bene anche a noi, sai? Dai, Max, dormiamo. Devi scaldarmi i piedi, però. Beh, dopo si dorme, eh? Dove sono? Dove sono? Max! Non li trovo! Mamma, non riesco a dormire, fate troppo chiasso! Va bene, ma chiudi la porta, tesoro! Ok! Buonanotte! Buonanotte! Comincio a preoccuparmi seriamente. Perché ancora non è tornato? Non capisco dove possa essere. Forse ti tradisce. Cosa? Non ci credo. Visto che litigate continuamente, può anche darsi. Rick mi ama. Almeno lo spero. E tu? Sai, noi siamo così diversi, però io lo amo. Spero che non gli sia successo niente. Torno a casa. Ma come, adesso? Sì, adesso. Abbiamo cambiato la fasciatura e sostituito anche il drenaggio. Tra qualche giorno sarà completamente guarita. È abbastanza vivace. Non c'è ancora traccia del proprietario? No, la muove bene la zampa, non ci sono state complicazioni. Già, tra un paio di giorni potrò lasciare la clinica. Chi pagherà tutte le spese? Più tardi telefonerò di nuovo alla polizia per chiedere se hanno qualche notizia. Ehi, dottor Henning, Non ha risposto alla mia domanda. Vorrà dire che pagherò io le spese se non si trova il proprietario. Lei è un incorreggibile idealista. Oh, per così poco. Un altro Luder, Till. Spero che sia l'ultimo, se non mi arrendo.
Otello, si mangia! Otello! Otello! E tu chi sei? Che cosa fai? Accidenti! Fermo! Ti sistemo io, brutto ladro! Chi è quello? Un ladro. Che è successo? Ha rubato un portafogli. L'ho visto che scendeva da sopra. Purtroppo è scappato. Il mio portafogli dalla scrivania? Ma com'è possibile? Sono scesa un attimo in cantina. Non posso mica chiudere tutto. La porta di casa deve stare chiusa. Guardate là. Bravo, Charlie. Grazie. Se non era per te, addio portafogli. Rodolfo, vorrei tornare in quel bosco. Questa storia del cavallo non mi convince. Tu hai da fare adesso? No, dottore, adesso... Bene, allora vienimi dietro. Lasci Charlie con me. No, sono in debito col mio amico. Otello? Dai, vieni. Qui! Fermi! Aiuto! Aiuto! Rick! Rick! Che roba? Il maltempo ha distrutto quasi tutto. Continueremo a piedi. Su, Charlie, vieni. C'è qualcuno? Otello! Da bravo! Cerca! Ehi! Dai, 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 Otello, continua! Di là! Charlie, scendi giù. C'è nessuno? Otello? Pronto? Mio marito è scomparso da ieri pomeriggio e anche il suo cavallo. Gli sarà successo qualcosa, immagino. La prego, mi aiuti. Sì, Walters. Dora Walters. Rodolfo! Rodolfo! Dottore, sono qui! Otello, di là. Charlie, non allontanarti. Ehi! Otello? Dove sei? Otello? Charlie, vieni qui. Cosa hai trovato? Ah, va bene. Bravo. Qua, Otello. Fa vedere cosa hai trovato. Dottore, Otello ha trovato un cap. Questo cap, una placca di riconoscimento, è caduto in questa zona. Continuiamo a cercare. Tu e Otello di là, noi di qua. Vieni, Otello, dai. Su, Charlie, muoviti. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Aiuto! Aiuto! Sono qua, da questa parte! Qua sotto! Dove sei, Charlie? Charlie, ma che c'è? Che c'è? Cos'hai trovato?
Grazie a Dio. La sto cercando da ieri. Che è successo? Il mio cavallo si è spaventato. Io sono caduto e lui è scappato. Sì, lo so. L'ho trovato io. Lei? Uh-huh. Dove sta? È ferito? Sì, ma niente di grave. Non si preoccupi. Io sono un veterinario. Stia tranquillo, questo scimpanzé è Charlie, il mio fido assistente. Ormai non mi spaventa più nulla. Non mi tira fuori da qui. Sarà meglio che lo faccia un medico. Chiamo un'ambulanza. Ah, come si chiama? Rick Bolters. Uh-huh. Potrebbe telefonare a mia moglie. Sì, ma prima chiamo l'ospedale. Charlie, forza, va a cercare Rodolfo. Corri. Sì, pronto, sono il dottor Henning. Ho bisogno di un'ambulanza. Sulla statale 12, 7-800 metri prima del bivio di Uttenberg. Grazie. Pensa che il mio cavallo si riprenderà in pochi giorni. Sì, stia tranquillo. Per fortuna non ha riportato fratture. È successo dopo quella stupida lite che ho avuto con mia moglie. Comunque le assicuro che poteva andare peggio. A proposito, se ha qualche animale in casa potrei anche occuparmene io. No, oltre al cavallo non ho altri animali. Oh. Avevamo un cane, ma è morto 2 anni fa. Potremmo anche prenderne un altro, però. Se vuole, glielo procuro io. Dal centro di accoglienza per animali di cui mi ha parlato? Sì. Lei neanche immagina quanto ci costi. Comunque, qualcuno deve pur farlo. Se lei vedesse quelle povere bestie che ci vengono affidate ogni settimana... Posso immaginarlo. Ma lo Stato non dà nessuna sovvenzione. Lo Stato? Lo Stato non ha soldi, signor Walters. Beh, ora devo andare. La saluto. Tanti auguri, eh? Grazie di tutto. Charlie, ma che stai combinando? Ah, bene. Grandi pulizie, eh? Allora, oggi sei stato un vero campione. Sì, signor Walters, certo. Glielo dirò, sì. Ah, un secondo, è appena arrivato. Il signor Walters. Ah. Buongiorno, allora, come va? Tutto bene? Sì, l'ho chiamata per ringraziarla ancora. Mi ha detto che non me la sarei cavata con così poco se fossi rimasto lì ancora una notte. Mi fa molto piacere. Comunque l'avrei chiamata perché ho un bel cucciolo per lei. Cosa? Un cucciolo? Ne parlerò a mia moglie. Le do un'altra buona notizia. Ah sì? Quale? Ecco, io e mia moglie abbiamo deciso di fare una donazione al vostro centro d'accoglienza. Vi daremo 10.000 euro. Siamo certi che lei ne farà buon uso. Signor Walters, il fatto di averla aiutata per me è una cosa del tutto normale. No, no, è giusto così. Ci sentiamo presto. Ora vado in sala operatoria. Tranquillo, la richiamerò io. Grazie. Ah, mi saluti Charlie. Certo, grazie a lei. Che succede? C'è un problema? No, al contrario, un miracolo. La prossima volta verrò con te a vedere il musical. Va bene, ma ci andremo a cavallo. Ok. Country road, take me home to the place my heart belongs. Sei tornata finalmente. 10.000 euro, capisci? Ah, sono così felice per voi. Vieni. Devo andare d'urgenza da una cliente e vorrei che mi accompagnasse. Come? Adesso? Sì, il marito è piuttosto aggressivo e... perciò, insomma, vieni con me. No, tesoro, oggi sono stato in giro abbastanza. Portaci il tuo praticante, Max, dai. Max, per favore. Ok. Andiamo, Charlie. Forse ci aspetta qualche bastonata. Speriamo di no. Charlie, detto tra noi...
Questa donna è un vero strazio. Ah, attento a te, Charlie, eh. Oh. Ecco, scendere. Adesso posso togliere la benda? No, no, aspetta. Forza. Scendi. Tu guarda, ma dove siamo? Oddio, questi giochetti! Lo so, ma abbi un po' di pazienza. Attenta! Oh, Max, ti sei fatto male. No, no, sto benissimo. Aspetta! Ma che ho fatto di male? Ecco, fermo. Ora apri gli occhi. Connie, Gregor, ma che fate qui? Sorpresona! Sorpresona! Maren, dimmi che sto sognando. Maren, tu sei impazzita. Non lo siamo entrambi. Siamo tutti impazziti! Hey. Sì, anche tu, Charlie, naturalmente.